rivolge sul bambino. La letterina ritrovata ha rispolverato tantissimi ricordi. Oggi, passeggiando di nuovo nella memoria, mi sono fermato sulle estati che vivevo con i miei nonni e i miei zii sul promontorio del Gargano. Nella mia adolescenza ero solito vivere d'estate in una piccola frazione di Manfredonia, che si chiama San Salvatore. Trascorrevo il tempo in mezzo alla natura e di tanto in tanto aiutavo alcuni miei parenti con i lavori manuali della campagna. Con grande piacere rivivo questi ricordi. In particolare, però, ricordo quando il pomeriggio mi veniva chiesto di andare a riprendere le mucche al pascolo, un pascolo situato in una vasta vallata attraversata da una strada che collega Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo. Un paesaggio meraviglioso. Spesso mi intrattenevo più del solito in quel posto e amavo stendermi sull'erba per immergere lo sguardo nel cielo. In quei momenti ricordo di aver iniziato a respirare la libertà dei grandi sogni, dei grandi progetti. Iniziavo a gustare le prospettive di un avventuroso e imminente futuro. Quel luogo, quella natura, quella volta celeste e soprattutto l'abbraccio di quell'orizzonte aperto riuscivano ad amplificare le scintille di spirito che erano presenti nel mio cuore. Caro Gesù, in questa lettera ti voglio affidare tutte le nuove generazioni e anche il mondo degli adulti, che spesso risulta appesantito da una vita a corto raggio. Aiutaci a riascoltare le scintille di spirito nel nostro cuore, scintille fatte di sogni coinvolgenti e progetti inclusivi. Aiutaci con la tua tenerezza e dolcezza a respirare la libertà di un'esistenza aperta all'amore. Insegnaci a sincronizzarci sullo stesso ritmo cardiaco della natura per imparare l'armonia del dono, affinché l'uomo possa esprimere in pienezza la creatività di una vita compiuta. Con affetto, Francesco.